Venerdì 12 maggio, questa è la data in cui prenderà avvio dinanzi alla Corte di Assise di Trani il processo a carico di Pasquale Rutigliano, 33enne con precedenti penali e reo confesso dell'omicidio di Giuseppe Tupputi, il barista 43enne freddato l'11 aprile del 2022 all'interno del suo bar Tabaccheria di Barletta. Rutigliano è stato rinviato a giudizio con le accuse di omicidio volontario, porto abusivo di arma da fuoco e violazione della sorveglianza speciale. Ad un anno da quel tragico fatto di sangue, aggravato dalle futili ragioni del gesto, parla Giusi Musti, vedova della vittima. L'affetto della città lo sento, ma la presenza delle istituzioni, di chi mi dovrebbe proteggere? No, io non la sento, racconta la donna e madre di due bambini, che prosegue: Le istituzioni non hanno avuto alcun ruolo se non nei primi momenti e durante il primo mese. Poi il nulla. La donna si è lasciata andare ad uno sfogo, nel quale ha espresso tutto il suo rammarico per essere stata dimenticata insieme alla sua famiglia, mentre il presunto autore del reato ha a disposizione consulenze, visite specialistiche e psicologiche. Questo mi fa rabbia, spiega Giusi Musti, perché purtroppo ho dovuto scegliere se far seguire mia figlia o me dalla psicologa perché certe spese non me le posso permettere. Ho deciso così di aiutare la mia bambina. Per la famiglia del 43enne è stato un anno difficile, vuoto, che è passato velocemente tra tristezza e solitudine. La donna ricorda che il pomeriggio di quel tragico 11 aprile non ha raggiunto suo marito nel bar di famiglia perché è impegnata a seguire sua figlia con i compiti. Gli ho mandato un messaggio per avvisarlo, il solito messaggio, a cui però non ha risposto perché gli è arrivato nell'esatto momento in cui il suo cuore ha smesso di battere, conclude la donna.